Quindi nasce dal tuo studio, no? Sì. Questa curiosità di capire non solo la periferia che, voglio specificare, a Borgonovo non mi ha raccontato Algero. Io ho incontrato 16 comitati di quartieri per 3 volte di seguito, che mi hanno raccontato tutti i problemi della Valle C'era Galeria e quindi bisogno di della andare con Fiamma del lui. Sole. Prego? C'era bisogno di andare con lui, di farsi accompagnare No, da uno che ripeto, è tre evidentemente volte uno che sono andata con commetteva i comitati di dei reati quartiere in e mi hanno diretta indicato, televisiva. questa è una polemica che ha sollevato il PD, quindi mi fa specie che tu la cavalchi. Comunque, vabbè, ormai Ah, pur quindi di non va bene, screditare cioè, non va qualcuno, bene se le si dico, attacca no, ma a tutto, ma se va sono d'accordo benissimo. con il Guarda, un PD non va consigliere bene, del vabbè. PD, adesso parlo io però, se mi permetti, ok? Prego. Quindi a questo punto io incontro i comitati di quartiere, dopodiché l'avevo preso un impegno in questa trasmissione di andare a vedere una denuncia che lui ha fatto pubblicamente dicendo che tra le righe, almeno io così l'ho interpretato, poi i filmati li avete, che il suo essere questo che era legato a questa desolazione che c'era nel suo quartiere, tanto che i ragazzini non avevano nulla e per divertirsi andavano a un centro commerciale. Quindi io sono andata da lui, avendo la delega anche al civismo, per vedere se poteva essere un alibi, se era vero, e ti dirò che da quell'incontro, unica volta, 20 minuti al massimo, sono stata con lui non pubblicizzato, quindi non sono andata mettendo i manifesti e rendendo noto questo incontro, ma volevo capire veramente se ci fosse un L'abbiamo disagio detto qui. reale. Se ci fosse un disagio reale. E lui mi ha fatto indicato un campo di calcetto, un campo dove secondo lui per i ragazzi del quartiere poteva essere fatto un campo. E ti dirò di più che proprio tu lo provocasti dicendo: e perché lo deve Sì, pagare il perché non lo paghi? comune? Perché non lo paghi Perché tu? non lo E lui mi ha paghi tu con i detto: soldi che evadi dal fisco, bravo, con quelli che fai prendendo in contanti in nero? Non lo bravo. so, E lui mi ha detto: se non non so, non mi c'era sarei fatto possibilità per accompagnare il in una comune di periferia da questo pagare, soggetto. ripeto, per la terza volta, non mi sono fatta accompagnare da lui in una periferia. Io sono No, vi andata a siete conoscere incontrati casualmente. lui. No, no, sono andata da lui perché avevo preso un impegno pubblico per capire se effettivamente c'era un disagio giovanile dietro quel suo comportamento violento che come istituzione sento il dovere di dover quantomeno fotografare. Ho realizzato che è vero che nel suo quartiere non c'è niente, è un quartiere sperduto. Insieme quindi gli ho proposto di poter fare, realizzare questo campo di calcetto e lui mi ha anche detto, come diceva quella persona in studio, non ricordava il tuo nome, se vogliamo che il comune non ha i soldi, se vuoi che quei soldi miei lo pago io, e io mi sono dentro di me, ho sorriso, ho detto, vedi delle volte sapendoli prendere per il verso Ma l'ha giusto, pagati, l'ha messi i ma soldi anche poi? Pablo Escobar Anche pagava, Pablo Escobar pagava i Fammi finire la storia un attimo, campetti aspetta da calcio, Francesco, cioè. l'ha pagata, l'ha messi i soldi poi? Allora, aspetta, dobbiamo ancora abbiamo individuato con il presidente del municipio un campo perché quello che indicava lui non È andava bene purtroppo perché era impegnato a stare in abusivo. galera adesso, non può pagarlo. E quindi comunque abbiamo individuato, siamo andati avanti e ti dirò di più che quando l'ho conosciuto di persona, forse anche voi quando siete andati, non sembrava quello che ovviamente ostentava. Con ciò ovviamente Ma cosa io vuol sono dire non sembrava? disgustata dal Sì, ma fatto che stiamo abbia parlando picchiato di la uno figlia che di ha mia madre. tirato Cosa delle vuol dire non sembrava bastonate. quello che Guarda, ostentava? allora, Cioè, Selvaggia ma cosa Lucarelli stiamo e Ray dicendo? Banoff, una per Cioè. volta.